Patetico. Ivan Cattaneo spara a zero su Albano ed Iva Zanicchi. Albano e Iva Zanicchi presi di mira dal collega, che ci va giù duro. Trovo tutto molto patetico. Ivan Cattaneo ha rilasciato una lunga intervista sull'ultimo numero del magazine Nuovo per parlare della sua vita e dei suoi imminenti progetti legati alla musica. Ad un certo punto il famoso artista ha anche colto la palla al balzo per lanciare una bella frecciatina velenosa nei confronti dei suoi due colleghi, che ormai sono spesso e volentieri in TV. Cosa ha detto? Ha rivelato di credere sia davvero patetico che vadano in televisione a parlare dei fatti loro oppure a dire le barzellette. Trovo patetico che si prestino a queste cose. Quest'ultimo ha poi aggiunto di trovare assurdo che per andare ospite in TV bisognerebbe accettare di fare il giudice in qualche talent oppure il concorrente. Milly Carlucci fatta a pezzi dall'artista. Il suo show è aberrante. Ivan Cattaneo. Sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Nuovo. Dopo aver criticato senza troppi convenevoli i suoi due colleghi Albano ed Iva Zanicchi. La quale purtroppo ha anche avuto un brutto incidente in questi giorni. Ha posto le sue attenzioni sulla conduttrice di Rai 1, cogliendo l'occasione per attaccare senza se e senza ma il suo show Il Cantante Mascherato. Vogliamo parlare di questo show? Trovo che sia un'autentica aberrazione. Insomma, anche stavolta il cantante ha dimostrato di non avere per nulla i peli sulla lingua dicendo la sua opinione senza curarsi troppo delle possibili conseguenze. Un trauma vero e proprio. Tanto che la sera ha raccontato di aver avuto la febbre a 40. L'uomo ha poi parlato dei giorni nostri asserendo che questo è un periodo di bilanci, visto che è tornato single da poco. Mi sono lasciato travolgere da troppe illusioni. Ho frequentato ragazzi poco raccomandabili.